Mi chiamo Marco Pili, siamo a Santa Giusta e siamo nella peschiera di Pesaria. Il pesce che vediamo è il pesce che è maturato all'interno dello stagno. In questo periodo stiamo pescando muggini da arrosto e le orate. In questa peschiera si pescano le filatrotte, si pescano i granchi e si pesca tutto il prodotto che c'è allo stagno di Santa Giusta. Attualmente lo stagno è gestito da una cooperativa di 43 soci. Questa cooperativa gestisce lo stagno circa 60 anni. Nel nostro paese coinvolge circa una settantina di persone, tra indotto di pescatori, pescivendoli, diciamo, e persone che ruotano attorno alla pesca. Tutte le mattine il pesce che entra nella camera della morte viene estratto, viene smistato, il novellame va ributtato all'interno del canale che va verso lo stagno e il pesce invece pronto va portato in laboratorio, viene lavato e immesso sul mercato. I prodotti tipici della nostra zona sono le anguille e il muggine e il granchio femmina. Quando l'annata è favorevole e lo permette abbiamo anche il pesce di bottarga. Io questa peschiera tra 10 anni me la immagino tale quale adesso, perché quando io ero bambino venivo qua con mio padre, con i miei fratelli che sono più grandi di me. La peschiera era fatta in materiali naturali di canne, però il sistema di pesca era sempre quello. Quindi tra 10 anni probabilmente non ci sarà la resina, ci può essere l'acciaio inox oppure il legno al posto del... Però il sistema di pesca è sempre quello, perché la natura, tu puoi cambiarli tutto quello che vuoi, però la natura resta sempre quella. Sta a noi portare avanti la realtà e farla conoscere ai futuri giovani come l'abbiamo conosciuta noi. Il mio messaggio ai popoli è quello che tutti abbiano un pezzo di pane da mangiare, soprattutto buono, genuino, come quello che ancora oggi noi troviamo qui nel nostro territorio.